Andiamo subito al penso. Performance con la maglia della Salernitana davanti agli occhi di Lotito. Cosa significa per Andre Anderson questa partita con doppietta? Sto contento, felice di presidente stare qua e stare con la squadra, ma sto più contento ancora con la prestazione della squadra, che abbiamo fatto una gran partita, secondo me. In cosa puoi ancora migliorare? In tutto. Devo lavorare di più, devo rimanere, perché questi due gol che ho fatto oggi, se prossima partita non faccio bene, tutti dimentico. Quindi devo lavorare, devo rimanere così. Grazie Antonio Esposito. Grazie Andre Anderson. Castori ha detto che lei ha tanta qualità e non valuta una prestazione non positiva, e si riferiva all'ultima volta quando, insomma, lei è stato sostituito quasi nell'intervallo. Oggi ha dato fiducia Castori a lei un'altra volta e lei ha ripagato questa fiducia, e in questa voglia di fare, di dimostrare, di reagire anche alle difficoltà, un altro aspetto della forza di questa Salernitana? Senza dubbi. Abbiamo dimostrato oggi, abbiamo dimostrato la partita scorsa, sempre stiamo dimostrando questo. Secondo me questo è 100% merito di mister, che porta fiducia, che dice quello che dobbiamo fare e facciamo in campo. Una cosa che sottolineavo l'altra volta quando lei è stato sostituito, Anderson, e cosa che ha fatto anche oggi, la scorsa volta lei è stato sostituito nell'intervallo, invece di andare in spogliatoio a fare la doccia, è rimasto accanto ai compagni e li ha incitati, e ha fatto lo stesso anche oggi. Credo che forse, al di là dei punti meritati, dei gol che fate, di come vi esprimete in campo, è questo spirito di gruppo che sta facendo la differenza. Siete un bel gruppo e forse questa l'arma in più. Ce lo spiega, ci racconta questo gruppo che qualità ha? Io, secondo me, questo è un principio che ho imparato con mio papà. Non è perché la cosa non va bene che devo cambiare il mio modo. Se faccio gol, sto lì, se non faccio, sto lì. Questo è un principio che ho imparato da piccolo. Quindi questo, secondo me, è quello che la squadra può aspettare di me, e è quello che aspetto della squadra, perché se siamo qua siamo umili per dire che siamo qua perché mister sta facendo un bel lavoro e sta motivando tanto. I suoi nonni la salutano dal Brasile, ci scrivono ogni prepartita, i nonni di Andre Anderson. Ai nonni in Brasile che seguono? No, perché... da quando ero piccolo è così, sempre sta così, prima di partita, dopo, sta sempre salutando. Filippo, come si chiama? No, Dario, otto giannelle, perdonami Antonio, come si chiamano i nonni? Giovanna e Celso. Filippo, Dario, otto giannelle. Buonasera Anderson e complimenti. È quasi un portafortuna della Salernitana: quando segna Anderson la Salernitana porta a casa sempre i tre punti. Al di là delle statistiche, è evidente che la forza di questo gruppo ci sembra sia la compattezza, la forza di squadra. Secondo me è il lavoro che porta dove siamo adesso. Sto contento, come ho detto prima, ma il lavoro che stiamo facendo tutta la settimana, questa partita è un regalo di tutti che abbiamo fatto. Quindi secondo me dobbiamo rimanere così. Rispetto alla prima esperienza a Salerno, Anderson è cresciuto tanto, ha dimostrato anche di conoscere meglio il calcio italiano. Quanto è servita l'esperienza dello scorso anno in Serie A, anche se con pochi minuti, però caratterizzata da tante panchine e da un allenamento costante con un gruppo di Serie A? È importante, perché l'anno scorso ho detto a mister, a tutti, ho detto voglio rimanere qua anche senza giocare, perché voglio imparare. Quello di imparare con giocatori forti, con giocatori che già ha dimostrato di fare gran cosa. Quindi ho rimasto lì più per imparare, e già sapevo magari che non giocavo con frequenza, ma ho imparato e ho dimostrato questo. Marotta, poi Dallarino. Andrei, buonasera. Buonasera. Mi verrebbe da dire, scimmiottando un po' il portoghese, todo bien, toda gioia. Tutto bene. Tutto bene. Senti, ma questa Salernitana può andare in Serie A? Passo dopo passo. È normale che diciamo questo oggi, però dobbiamo rimanere così, dobbiamo lavorare, non dobbiamo pensare che è giusto, che è un obiettivo nostro.
questo è un obiettivo nostro, però passo dopo passo, partita dopo partita. Destro e sinistro, gol e secondo gol, qual è stato il più difficile se hai una dedica? Più difficile è il primo, quello che ho incrociato, quello lì secondo me è più difficile. E dopo sì, c'è mio nonno, mia nonna che sta in Brasile, mio papà, mia mamma sta tutti lì e anche mia moglie che sta a casa mi aspettando. Tallarino, poi Caravano. Andrea, buonasera, volevo chiederti quanto c'è di Castori in questa vittoria, in questo primo scorcio di campionato, e poi se hai pensato soltanto per un attimo, magari anche durante il riscaldamento, a quel Venezia Salernitana che vivesti insieme a qualche altro giocatore che oggi era in formazione, non eravate proprio in pochissimi, c'era anche Djuric, penso a Casasola che è stato tra i protagonisti del primo gol, Lopez, mi viene in mente Mica che adesso a casa, insomma, pezzi di quella formazione che ottenne la salvezza all'ultimo istante, oggi sono stati tra i protagonisti insieme a tutti gli altri per un altro obiettivo, in un altro scenario. Se ci hai pensato per un attimo e se è anche questo un pizzico di vittoria del riscatto da parte vostra. Grazie. Mi ricordo, però non ho pensato tanto perché stiamo vivendo un momento importante, quindi secondo me quello è una cosa che non posso pensare anche a tutti i calciatori, perché è un momento diverso, adesso è un momento che dobbiamo pensare di rimanere a fare bene, a lavorare e a fare tutto che stiamo facendo, quindi è giusto che penso un po', però sono contento. Rapidissimi, Caravano, poi Guerriero. Buonasera Anderson, durante il primo tempo soprattutto l'abbiamo vista parlare molto con Djuric, che rapporto è che c'è con Djuric e che cosa le stava dicendo? È un rapporto importante perché lui è un giocatore più vecchio, c'è tanta esperienza, lui mi diceva per aspettare un po' perché io già andavo subito, ma lui ha detto no, aspetta un po' che così te lo lascia la palla lì e fa quello che vuoi. E un attimo da Pasquale Tallarino, chiedo alla regia, c'era un'altra domanda? Poi Guerriero chiudiamo. Sì, chiedevo quanto c'è di Castori in questa Salernitana, ma soprattutto se ricordi invece il tuo esordio in Italia proprio a Venezia con Colantuono. È un campo speciale per te. Grazie. Sì, mi ricordo bene. È stata una partita difficile e Castore, secondo me, c'è 100% di nostro rapporto e abbiamo dimostrato questo. E la squadra è 100% quello che lui dice. In allenamento, in hotel, a tutti. Lui è stato sempre così vibrante, è vivo e è questo che ha portato noi qua. Guerriero, telegrafico, chiudiamo. Ciao Anderson, buonasera. Due veloci considerazioni. La prima, siccome stiamo ricordando, lo abbiamo fatto in precedenza anche con l'allenatore, partite del passato importanti della Salernitana. A Venezia, quando si vinse 23 anni fa, segnò una doppietta Di Vaio. Non so se tu conosci Marco Di Vaio, questo grande calciatore della nostra storia del passato. Quindi può essere questo un precedente ben augurante per il futuro, visto che anche tu hai segnato una doppietta. L'altra considerazione sul ruolo. È un ruolo questo che ti piace, valorizza appieno quelle che sono le tue qualità o speri in futuro di poter giocare in un ruolo diverso, a ridosso di una o due punte o in avanti? Guarda, secondo me io ce l'ho 21 anni. Io penso così, questa è una cosa che ho imparato da piccolo anche. Io sono giovane, non devo pensare un ruolo che mi piace, un ruolo che voglio fare. Io sono nato da trequartista, mi piace fare. Però se mister mi dice vada terzino, vada da mezzala, vada play, voglio giocare. Quindi ho dimostrato questo e è normale. A me mi piace il ruolo trequartista, sono nato lì in Brasile, tutto. Però se lui mi mette da mezzala, da play, sì, da tutto, voglio giocare. Ok, grazie a tutti. Grazie. Ciao.